Bentrovati a Due Cuori e un Bouquet, terza edizione di questo nostro programma televisivo che cerca di raccontarvi l'amore dei nostri giorni e lo fa attraverso le testimonianze e i racconti di coppie che scelgono di venire in televisione a raccontare e testimoniare il proprio amore, ma non per esibizionismo o per spirito di protagonismo, ma solo perché vogliamo cercare di capire come sta cambiando il modo di amare e come si fa coppia ai nostri giorni, giorni difficili anche spesso della crisi economica. Però l'amore è più forte di tutto e vorremmo dimostrarlo anche televisivamente. Allora, oggi diamo il benvenuto alla nostra prima coppia di questa terza edizione appassionata. Loro sono Rossana e Berardino, una coppia che già dall'aspetto voi noterete si presenta e si propone in un modo molto semplice ma intenso, vero, autentico. Loro sono una coppia di speleologi, quindi fanno questo per passione, per hobby, vero Berardino? Certo. Dopo noi approfondiremo anche bene questa loro attività nelle grotte di Castelcivita, delle grotte bellissime del nostro Salernitano. Sono entrambi istruttori di speleologia a livello nazionale e si sono conosciuti proprio in questo ambito qui. Partiamo dagli esordi, dal primo incontro. L'incontro è avvenuto per caso, perché io ero studentessa, stavo facendo la tesi di laurea e ho incontrato casualmente una persona che mi parlava di questo corso di speleologia a cui io mai avrei pensato nella mia vita di poter partecipare, e questa persona mi ha invitato, mi ha detto: ah, perché non vieni, perché non provi e non frequenti? E insieme a un'amica con cui stavo facendo appunto la tesi di laurea ci siamo iscritti a questo corso e Berardino era un istruttore. Ecco, quindi notiamo subito un particolare interessante di questa prima storia d'amore, l'allievo e l'istruttore che si innamorano. Berardino, una cosa che in genere capita spesso. Sì, infatti. O no? Capita questo. Capita, sì. Diciamo che là, quello è stato il momento che ci siamo conosciuti durante il corso, ma là durante il corso siamo estremamente professionali. Ovviamente, difficilmente si esce fuori dai canoni della professionalità, anche perché la speleologia, sai, è un'attività un po' molto tecnica, esattamente. Quindi siamo estremamente professionali. Quello è il momento in cui ti fa conoscere la persona, ti fa conoscere per gli allievi, ti fa conoscere l'ambiente, perché fare attività di montagna, attività di grotta ti consente di stare vicino, ti consente di fare passare i weekend in montagna sotto la tenda, sai, allora è la... Quindi è stata, diciamo, un'esperienza già dagli esordi molto emozionante, perché voi vivevate la natura a pieno, cosa che fate tutt'oggi. Certo. Sapete dove si sono sposati loro? Loro si sono sposati in una grotta, proprio da, diciamo, da manuale, no? Sì, da buoni speleologi. La grotta? La grotta di San Michele a Sant'Angelo a Fasanella. Una grotta, una delle grotte adibite a culto che si trovano in Campania. Quindi è stato già, anche il matrimonio ha coronato quella che è poi la vostra passione, che è appunto per la speleologia. Vogliamo spendere due parole su questo sport che non è molto noto. Per voi è un hobby, ma lo fate anche a livello interessante, perché siete entrambi istruttori nazionali. Sì, la speleologia è una attività scientifica in realtà, che tocca vari aspetti, se vogliamo, della natura a 360 gradi, nel senso che ci occupiamo di ambiente, ci occupiamo di carsismo, quindi di origine delle grotte, delle montagne, il ciclo dell'acqua all'interno delle grotte. Quindi per noi bellissima, perché conoscevo e vedevo un aspetto della natura che magari avevo visto soltanto, diciamo, dall'esterno, nel senso passi e vedi un bel panorama, però nel momento in cui ci entri e qualcuno ti spiega cosa c'è di importante, interessante dietro quello che tu stai soltanto guardando, assume un altro aspetto, un altro valore. Poi l'idea di sposarsi in grotta ovviamente non poteva essere in altro modo, perché abbiamo vissuto tanti momenti nelle grotte con tanti amici e tante belle persone che abbiamo poi conosciuto in questa attività, e andare a fare un matrimonio, diciamo, in un posto che non rispecchiasse quello che noi siamo ci sembrava poco consono, diciamo. Così. No, ma è bellissima questa cosa. Loro sono così, hanno questa passione per la speleologia che li accomuna, che condividono, e si sono sposati proprio in una grotta, come proprio da quotidianità, no? E volevo rimarcare anche questo: non solo una passione, ma
Con grande onore dobbiamo anche dire che voi siete stati i primi esploratori di un tratto aereo davvero importante delle grotte di Castelcivita, quindi non solo passione, avete anche raggiunto questo traguardo importante, anche ai fini proprio storici del sito. Sì, una scoperta estremamente importante, quella che abbiamo avuto la fortuna di fare proprio quest'anno. Il collegamento aereo tra la grotta di Castelcivita e la sottostante grotta dell'Ausino, un collegamento che è stato cercato da generazioni di speleologi, e noi abbiamo avuto questo onore di poterlo fare, di poter passare per la prima volta come prime persone in questo, primi esseri umani in questo tratto probabilmente il più vecchio della grotta di Castelcivita. E tra l'altro sottolineo una scoperta di coppia, perché erano solo loro due ad esplorare poi al buio questo tratto che io ho visitato. Devo dire che ci vuole coraggio a fare un'attività del genere. L'amore vi è servito anche in questo, immagino. Beh, la grande fiducia che abbiamo uno dell'altro ci consente di fare tutta una serie di attività, tra virgolette anche rischiose, se così si può dire. E il fatto poi, le dimensioni diverse che abbiamo proprio fisicamente uno dell'altro ci consente anche questo di poter affrontare delle difficoltà diverse. Lei che è piccoletta si può intrufolare tranquillamente in posti veramente angusti, io che sono un po' più grande mi consente di fare delle cose dove gli ambienti sono un po' più enormi, quindi ci completiamo a vicenda. No, è bella questa sinergia, anche ripeto in ambienti che molto spesso possono sembrare rischiosi, cioè sono attività non proprio consuete, però nel vostro caso è un'attività che vi unisce e che addirittura vi porta poi a raggiungere dei traguardi importanti. Ripeto, un'esplorazione come quella che abbiamo citato è davvero importante. Come sono belle, vi invito a guardarli ancora con la manina, tutti abbracciati, perché voi Berardino in realtà dovreste conoscerlo anche intimamente, non è una persona molto estroversa, è anche da istruttore, lui è molto serio, però tranquillamente che è a suo agio, come poi l'amore cambia e trasforma anche le persone. Però volevo restare su i valori che loro rappresentano, anche proprio guardandoli fisicamente, questa genuinità, questa autenticità, questa semplicità. Voi lo vivete anche nel vostro proprio modo di essere coppia. Mi dicevate, per esempio, il viaggio tipo vostro è in natura, all'aria aperta, a dormire sotto le stelle, no? Sì. È quello? Sì, preferiamo il contatto molto diretto con la natura, quindi no. O comunque limitatissima la vacanza tipo con la spiaggia affollata oppure l'albergo enorme e molto affollato, lussuoso. Preferiamo la tenda, il sacco a pelo, zaino in spalla, libertà di poter fare un'escursione nei dintorni dove piazziamo la tenda o un rifugio di montagna, sempre con il massimo rapporto stretto con la natura, in compagnia di amici, da soli, con conoscenti o con chi voglia venire con noi. No, è molto singolare, io ci tenevo a proporre anche un'esperienza di questo tipo. Nell'epoca in cui l'apparenza, la moda sembrano spopolare, sembrano farla insomma da padrone, un must, no? Troviamo una coppia che è felice di proporre altri valori. Sì, certo, ma tra l'altro il fatto di non vivere la quotidianità, un po' ormai standardizzata da questa cosa, ci ha permesso anche di fare delle bellissime esperienze. Il ramo di Castelcivita è stato uno delle tante, ma il fatto di incontrare il lupo, incontrare il cinghiale, andare in dei posti veramente incredibili dove è passato l'uomo preistorico, oppure passeggiare o dormire nelle grandi faggete che abbiamo in Campania o i grandi sentieri bellissimi che abbiamo nelle nostre parti, è proprio uno degli scopi del poter vivere in questo modo, che tutto sommato è una vita normale come tutti quanti gli altri, facciamo quello che ci piace fare come tutti gli altri.
Però è uno stile di vita all'insegna della natura, della genuinità, della, ecco, proprio della spiritualità, della persona più che delle cose che ci circondano. E proprio su questo aspetto io chiederei un'opinione, una riflessione da parte del nostro sacerdote di programma, René Manenti, che ascoltiamo con attenzione. Viviamo in un mondo in cui è molto, siamo tutti protesi verso il futuro. Le nuove tecnologie, le nuove scoperte, tutti dobbiamo avere l'ultimo iPhone, l'iPad, senza voler fare pubblicità di questi componenti perché non penso che serva loro la mia pubblicità, però viviamo in un mondo che è molto proteso verso il futuro, siamo sempre di corsa, cerchiamo nuove cose, dobbiamo comprare l'ultimo gadget uscito e rispetto a questo avere una coppia di speleologi i quali hanno a che fare con qualcosa che è andato avanti per millenni, quasi per l'eternità, sembra quasi un contrasto molto molto forte e quindi in qualche modo riportarci all'idea di cosa siamo noi di fronte al tempo, il tempo che sembra continuare per l'eternità mentre invece noi siamo come di passaggio su questa terra. Quindi qual è il valore profondo della nostra condizione di fronte a quello che è il tempo eterno? E questo un'altra volta ci rimanda a quello che è il valore profondo dell'essere umano, di quello che siamo veramente in profondità. E non siamo fatti, anche se la tecnologia ci aiuta moltissimo, non siamo fatti per la tecnologia. La persona è fatta per qualcosa di più profondo, di qualcosa che in qualche modo va al di là del tempo. Esiste nel tempo, ma va al di là del tempo. E penso che persone che hanno a che fare con la geologia, quindi con queste epoche che si protraggono, in qualche modo ci richiamano proprio questo. A quello che è il valore profondo della persona umana che in qualche modo trasborda, va al di là del tempo, pur se è inserita nel tempo. E concludo dicendo che chi ha a che fare con le grotte in qualche modo ci ricorda che in una grotta più di 2000 anni fa a Betlemme è nato colui che noi riteniamo essere il salvatore del mondo.